Lunedì 12 agosto, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa. Questa è la tranche dedicata al calcio nazionale e internazionale. Partiamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport, Juve Icardi promessi sposi e la trattativa più calda dell'estate, quella su Mauro Icardi, il giocatore dell'Inter, che l'Inter ha messo sostanzialmente fuori rosa e che è in vendita, non vale più 110 milioni della clausola dello scorso anno. Vale più o meno la metà, lo vogliono in tante, lo vuole la Juve, lo vuole il Napoli, lo vuole la Roma e ci sono tre ipotesi importanti. Icardi vorrebbe la Juventus, ma la Juventus ha problemi di sovrabbondanza nella rosa e ha difficoltà di chiudere con la Roma con l'Inter per la cessione. L'Inter, mentre con il Napoli e la Roma si accontenta di una cifra decisamente inferiore. Per passare il giocatore alla Juventus o pretende Dybala in cambio o tutt'al più vuole 100 milioni di euro, quindi è un'operazione molto complicata. Icardi aspetta, questa è un'operazione che non si concluderà prima dell'ultima settimana di mercato. Andiamo avanti, Icardi aspetta la signora, Inter, sempre Gazzetta dello Sport, alle offerte di Napoli e Roma, Wanda incontra i club, ma Mauro vuole la Juventus. La Roma è orientata ad offrire 45 milioni più Dzeko, valutato dalla Roma 20 milioni. L'Inter vorrebbe qualcosa in più, una cifra alla quale la Roma non può arrivare. Il Napoli è disposto a mettere 60-65 milioni, ma il vero nodo della questione è il giocatore che al momento aspetta la Juventus. Fino a quando aspetterà non è dato sapere. Andiamo avanti, questa è una notizia che è legata al caso di Icardi, Juve, 7 giocatori di troppo, ballano 100 milioni, tesoretto Zavorra. 100 milioni non è il valore di giocatori di cui stiamo parlando, che sarebbe molto più alto se si considera che ci sono Dybala, Higuain, Rugani, Matuidi e qualche altro. 100 milioni è il costo tra ingaggio netto e ammortamento che va a gravare quest'anno sulla Juventus. Sono tutti giocatori molto forti, per amor di Dio, Mandzukic ad esempio, però sono anche giocatori tutti indistintamente con un contratto che solo la Juventus probabilmente in Italia può permettersi. Andiamo avanti, Inter c'è, ai gol ci pensa Lukaku. Ora sono gli eccessi dei quotidiani sportivi in estate. Lukaku, per amor di Dio, sarà un fenomeno e farà 150 gol nella prossima stagione. Ma non lo possiamo dire dopo una gara di allenamento contro una squadra dilettante in cui ha fatto addirittura 4 gol. Vabbè, comunque, destro, sinistro e testa, Romeku poker al debutto. Va bene, se l'Inter pensa di aver risolto tutti i problemi del suo attacco con Lukaku e ne ha le prove dopo il 4-0, l'8-0 di ieri sera, tutto a posto. Non è l'Inter che si fa questi problemi, sono i giornali che spesso e volentieri esagerano. Andiamo avanti. Un attimo, ecco qui, Gigio Pressing Paris Saint-Germain, ma il Milan aspetta 50 milioni cash. Ora, questo è un aspetto del mercato che a me personalmente fa sorridere. Circolano delle cifre impressionanti e poi quando si tratta di prendere un ragazzo di 20 anni, fenomenale, che è destinato per i prossimi 20 anni a essere uno dei migliori portieri al mondo, che per di più ha già un'esperienza che la gran parte dei calciatori non ha neanche a fine carriera, avendo 150 presenze in Serie A. Ecco, quando si parte di 50 milioni sembrano troppi. La realtà è che tutte le cifre che circolano nel calciomercato sono gonfiate, ci sono plusvalenze fatte ad arte che alzano queste cifre. Quando si tratta di fare un'operazione vera con cash, moneta contante che passa da una società all'altra, da un conto corrente all'altro, anche quando si tratta dello sceicco del Paris Saint-Germain c'è qualche problema, per cui semmai si vendono giocatori a 150 milioni senza logica, mentre un'operazione di un giocatore fortissimo e giovanissimo come Donnarumma, 50 milioni fanno impressione. Andiamo avanti, Napoli gol cercansi, Lozano si infortuna, allora c'è Llorente. Ieri Lozano si è infortunato nel corso di una partita di campionato con il
il PSV non dovrebbe essere nulla di grave, però è uscito a braccia al quinto della ripresa. Siamo in attesa di sapere gli esiti delle analisi e degli accertamenti. Ieri nel frattempo Raiola era in città, ha cenato con De Laurentiis, chiaramente si è parlato di Lozano, chissà anche di Insigne, di un adeguamento dell'ingaggio, ma non credo che il Napoli sia disposto ad una cosa del genere. Un prolungamento semmai sì, ma un adeguamento no. Insigne guadagna soldi importanti in assoluto, importantissimi per il Napoli, e sin qui, ad essere sinceri, non è che abbia dimostrato sul campo di valere tutti questi soldi. Andiamo avanti, cambiamo giornale, Corriere dello Sport, Icardi solo la verità, Napoli, Juve, Roma, chi è più avanti, si parla delle tre trattative, con Napoli che ha offerto una cifra importante, la Roma che ha messo sul piatto un conguaglio importante più Dzeko, ma il problema vero è che il giocatore per il momento aspetta la Juventus, mentre l'Inter a tutte le squadre lo darebbe volentieri, tranne alla Juventus. In basso Lozano, ora ci siamo, Raiola cena con ADL, lo dicevamo prima, Lukaku parte forte, 4 gol al test, primo test, già questo ne avevamo parlato prima. Icardi partita a 3, la partita a 3 tra Juventus, Roma e Napoli, poi c'è un articolo di Ivan Zazzaroni che parla di, si definisce molto sospettoso su certe manovre di mercato, tutte schermaglie tattiche. Andiamo avanti, Raiola a Napoli, sprint Lozano, ne abbiamo parlato, laboratorio azzurro tra inserimenti e nuovi equilibri. In realtà il Napoli sta facendo esperimenti, sta sperimentando un 4-2-3-1 che almeno con i giocatori attualmente in rosa è a mio avviso di difficile attuazione, perché se si pensa di poter fare un centrocampo a due con Allan e Fabian Ruiz, o peggio ancora Fabian Ruiz e Zielinski, vuol dire che si è condannati a subire imbarcate di gol contro le squadre più forti in contropiede. Non credo che Ancelotti sia questo tipo di allenatore, vedremo come sistemerà il Napoli. Di certo al Napoli manca un uomo d'ordine che non è necessariamente un regista, ma è proprio uno che dà equilibrio alla squadra dando copertura ai centrali difensivi. Roma e l'Olimpico si diverte, che Roma e l'Olimpico si diverte, ieri sera amichevole di prestigio della Roma, 2-2 contro il Real Madrid, poi vittoria ai calci di rigore. Andiamo avanti, Lukaku comincia con 4 gol, ne abbiamo già parlato, tutto sport, Icardi, Juve, Milinkovic, Inter, Dybala, Paris Saint-Germain. Secondo tutto sport, Icardi va alla Juve, Dybala al Paris Saint-Germain e Milinkovic all'Inter. Questo è un po' il sogno della Juventus. Andiamo avanti, Juventus 3 settimane per fare 3 affari, Icardi il vero obiettivo, Chiesa, gioiello, viola e poi Pogba il grande sogno. Pogba che poteva essere preso, ma sicuramente un mese fa, adesso che il campionato inglese è già iniziato e il mercato inglese in entrata è chiuso, pare abbastanza complesso andare dal Manchester e portar via il giocatore più forte. Ma comunque... andiamo avanti, in attesa dell'annuncio per i Wolves, Mazzarri avrà anche verde, notizia di mercato che interessa il Torino ed anche il Napoli. Atalanta lavori in corso, l'Atalanta che si prepara alla Champions, al lavoro in corso. E poi la notizia sul Napoli, Lozano crack, Napoli torna alla caccia di un bomber. E con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.